In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Continua la vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Episodio XII. Al cuore dei segni di potenza. Ritengo doveroso rendere anche noto un fatto che mi fu riferito dal famoso Aptonio. Egli raccontava che un servo di suo padre era stato colpito da elefantiasi. Già, la pelle si andava gonfiando e ormai egli non poteva più nascondere il male che si diffondeva in piaghe purulente. Fu allora inviato da suo padre all'uomo di Dio e questi gli ridonò all'istante la salute di prima. Non posso inoltre tacere ciò che raccontava il suo discepolo Pellegrino. Un giorno un cristiano, preoccupato per la scadenza di un debito contratto, pensò che l'unica via d'uscita per lui era di recarsi dall'uomo di Dio e manifestargli la sua angustia per l'urgenza di pagare quel debito. Si recò dunque al monastero, trovò il servo di Dio onnipotente e gli confidò come il suo creditore non gli desse tregua per riavere i suoi 12 soldi. Il venerabile padre gli rispose che in quel momento neppure lui aveva 12 soldi, tuttavia volle confortarlo per la sua povertà, dicendogli amabilmente: «Va e ritorna fra 2 giorni, poiché oggi non ho quello che ti dovrei dare». In quei 2 giorni, come era solito fare, rimase tutto assorto nella preghiera. Il terzo giorno, l'uomo, angustiato dall'urgenza di pagare il debito, ritornò ed ecco proprio allora, sopra una cassa del monastero piena di frumento, furono trovati 13 soldi. L'uomo di Dio ordinò che gli fossero portati e subito li consegnò all'afflitto che glieli aveva chiesti, dicendogli di restituire 12 al creditore e di tenere quello che avanzava per le proprie necessità. Adesso voglio però ritornare a quanto ho potuto conoscere direttamente dai suoi stessi discepoli, nominati all'inizio di questo libro. Un tale era tribolato per l'implacabile gelosia che nutriva contro di lui un suo nemico. Questi, dominato dall'odio, giunse al punto di mettergli nascostamente del veleno nella bevanda. Ed ecco, pur non avendo perso di conseguenza la vita, tuttavia la sua pelle cambiò colore e tutto il suo corpo si ricoprì di chiazze molto simili a quelle della lebbra. Condotto dall'uomo di Dio, subito recuperò la salute di prima. Infatti, appena il santo l'ebbe toccato, tutte le chiazze della sua pelle scomparvero. Nel tempo in cui una grande carestia imperversava sulla Campania, l'uomo di Dio aveva distribuito ai poveri tutte le provviste del monastero. Ormai in dispensa non era rimasto altro che un po' d'olio in un'ampolla di vetro. Proprio allora si presentò al monastero un suddiacono di nome Agapito, chiedendo con insistenza dell'olio. L'uomo di Dio, che intendeva dare tutto sulla terra per ritrovare tutto conservato in cielo, ordinò di consegnare al richiedente proprio quel poco di olio che era rimasto. Il monaco addetto alla dispensa, pur avendo udito l'ordine dell'abate, tuttavia ne differì l'esecuzione. Poco dopo, quando l'abate gli chiese
se aveva consegnato ciò che gli aveva ordinato di dare, il monaco rispose di non averlo fatto, perché se avesse dato anche quello, per i fratelli non sarebbe rimasto proprio niente. Acceso di sdegno, l'uomo di Dio diede allora ordine ad altri fratelli di gettare dalla finestra quell'ampolla con il poco di olio che conteneva, perché nella dispensa del monastero non rimanesse nulla che fosse frutto di disobbedienza. Così fecero. Sotto quella finestra si apriva un grande precipizio, irto di enormi rocce. L'ampolla, scagliata con forza, cadde contro le pietre, eppure rimase intatta, come se neppure fosse stata gettata via. Essa dunque non si ruppe e l'olio non si rovesciò. L'uomo di Dio allora mandò a raccogliere l'ampolla e la fece consegnare, intatta com'era, al suddiacono. Riuniti poi i fratelli alla presenza di tutti, riprese severamente il monaco disobbediente per la sua mancanza di fede e per la sua superbia. Dopo aver rimproverato il monaco disobbediente, si mise a pregare insieme con i fratelli. In quello stesso luogo dove pregavano c'era un orcio da olio vuoto e coperto. Mentre il santo prolungava la sua preghiera, il coperchio del recipiente incominciò a sollevarsi sotto la pressione dell'olio che andava sempre più aumentando. Rimosso completamente e sollevato il coperchio, l'olio che aveva ormai superato il bordo dell'orcio cominciò a scorrere con abbondanza sul pavimento dove il santo stava prostrato in preghiera. Non appena il servo di Dio se ne accorse, pose fine alla preghiera e l'olio cessò di allagare il pavimento. Allora il santo ammonì ancor più il fratello di poca fede e disobbediente, perché imparasse ad avere fede e umiltà. Pieno di confusione, il fratello trasse giovamento da questa salutare correzione, poiché il venerabile padre dimostrava ora, con i suoi miracoli, l'onnipotenza del Signore, alla quale aveva richiamato nella sua ammonizione. Del resto, ormai più nessuno avrebbe potuto dubitare delle sue promesse, poiché in un solo istante, al posto di un'ampolla quasi vuota, aveva procurato un orcio pieno d'olio. Un giorno, mentre l'uomo di Dio si recava all'oratorio di San Giovanni, posto proprio sulla cima del monte, gli si parò davanti l'antico nemico, in aspetto di veterinario, munito di un corno del mestiere e uno scanno a tre piedi. «Dove vai?» gli chiese il santo. Quello rispose: «Vado appunto dai monaci per dare loro una medicina». Il venerabile Benedetto proseguì il cammino per andare alla preghiera, ma appena l'ebbe terminata tornò indietro, in tutta fretta. Intanto il maligno si era imbattuto in un monaco anziano che stava attingendo acqua. Dopo essere entrato in lui e averlo gettato a terra, lo scuoteva con grande violenza. Tornando dunque dalla preghiera, l'uomo di Dio lo vide così crudelmente tormentato. Senza indugio non fece altro che dargli uno schiaffo e in quel modo scacciò all'istante da lui il maligno che mai più osò ritornarvi. Sia lodato Gesù Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.